non sarà giudicato. Chi è misericordioso riceverà misericordia. È molto più facile giudicare l'altro invece di provare a capire i veri motivi delle sue azioni. Il giudizio dell'altro porta con sé il rischio di spegnere ciò che lo Spirito Santo accende nel cuore di un peccatore. Il Signore può usare anche l'errore per parlare ai cuori chiusi alla grazia divina. Oggi siamo invitati a rivedere la misura con cui giudichiamo gli altri. L'intransigenza verso gli errori altrui manifesta un disordine dentro di noi. Magari si condanna dell'altro ciò che non si riesce a cambiare nella propria vita. Cosa significa per te essere misericordioso? Come reagisci con chi sbaglia? Accetti le tue debolezze? Sei misericordioso e paziente con te stesso?